Buonasera a tutti. Buonasera a tutti dall'antico teatro greco di Taormina. Quanti siete, una meraviglia. Ciao Sicilia. Eccola qui, il calore della Sicilia che arriva in tutta Italia. Beh, questo è un luogo di grande magia, però questa sera dovete sapere che c'è ancora qualcosa di più grande, di più speciale, perché per la prima volta tutti insieme, insieme agli amici che ci stanno seguendo su Rai 1, vivremo una grande emozione. Per la prima volta al mondo i numeri uno, i pattinatori più grandi vivranno con noi il Galà, Ice World Galà 2005, qui a Taormina, nel cuore della Sicilia. Però, io te l'ho detto, io l'avevo detto prima a Cesare Lanza, Cesare Gigli, il regista, non mi fare queste figure. Io ero entrato così come fossi Nureyev dei grandi tempi. Ho detto, qui in Sicilia li frego tutti, pensano che io sia abile pattinatore. Guarda cosa mi sa... Scusa, dai un po' a Cesare, primo. Sono delle grandi pattine, modello 43, che mi hanno dato qui dietro, all'albergo straordinario dove vivo. E lei, I'm sorry, che figure poi mi fate fare con gli stranieri. Io lo dico, noi italiani sempre con gli stranieri. I'm sorry. His name is Pattino. Yes, what's your name? Patricia. Patricia è spagnola. Ed è scusami mucho, ma qualcuno mi ha detto che non dovevo rompere il ghiaccio, no? Perché sono un po' un elefantino. It's better this one, no? Pattino. Pattini. Buenas tardes. Grazie e scivoliamo. Voi dovete sapere, sono un po' preoccupato, perché mi hanno dato una notizia clamorosa. Durante l'inverno a Domenica Inn, vicino a me avevo una dolce fanciulla, voi sapete che Marzullo è il capo della cultura Rai, e ha una sua adepta, che è Maria Monsè. Maria Monsè aveva un bel trono e durante Domenica Inn lanciava questi messaggi, questi pensierini clamorosi. Allora mi dicono che sta per dare alle stampe, pare che si sia in realtà costituito pur di allontanarsi da lei, un libro di questi pensieri. Vi giuro che forse è vero. Maria Monsè è qui. Maria Monsè. Eccola. Ah. Piano. Ah, thank you very much, Axel. Maria Monsè. Poi lei si lamenta, che dice che io la maltratto. Guardi, l'ho portata qui, luogo di cultura, costruito nel terzo, edificato nel terzo secolo avanti Cristo, sono passati più grandi. Massimo, ma per me è una grandissima emozione, io proprio in questo teatro venivo da bambina, sì. Tu pensa adesso mi ritrovo qui? Sì, ma dica merito la verità. Merito tuo? No, merito mio. Ci hanno costretti la cultura, Marzullo dall'alto, lei adepta. La verità è un'altra, ci dica tutto, io temo che sia vero. Questo libro sui pensierini, sì, deboli, dopo allora, il pensiero di Vattimo che ha fatto pensiero debole, abbiamo il pensiero debolissimo suo. È vero che va alle stampe? Ebbene sì, questo libro finalmente l'ho partorito dopo tanta fatica, mi sono molto concentrata, infatti adesso finalmente sono in vacanza. Io spero che tu non mi chiederai molti dei miei pensieri perché il Monsè pensiero va in vacanza. Se ne regali uno. Non vorrei che il pubblico si allontanasse subito. Calmi, abbiate fiducia. Uno. Beh, adesso proprio in questo momento non posso. Più tardi forse te ne dirò qualcuno, perché vorrei dirti anche del mio libro, come si intitolerà. Perché sai, io ho guardato il mare e mi sono ispirata. C'è qualcuno che ha scritto le mie prigioni. Io invece ho scritto i miei pensieri in libertà. Signori, io vado via subito, vado via subito, poggio le pattine, io l'ho detto che le pattine, cioè lei scomoda Silvio Pellico? Cioè prigioni, ma no, ma libertà, come si chiama questo titolo? Si vergogni, come si chiama questo suo titolo, ecco, libro? Come che titolo le ha messo? Ho pensato, ho ripensato, la notte mi svegliavo e pensavo e alla fine ho deciso Monsè M, perché tanto, Maria lo sanno tutti che è il mio nome, no? Sì, questa è una dimostrazione di come la televisione purtroppo ahimè dà alla testa. E allora io mi alzo perché adesso sarebbe il caso di entrare
nel vivo della serata, perché abbiamo il primo grande ospite di questa notte magica sotto il cielo stellato della Sicilia, a Taormina. C'è un grande artista, un artista che è andato molte volte controcorrente, ha raccontato il mondo vero, il mondo dello spettacolo, e diventando anche, se vogliamo, un po' scomodo. Ma per questo non ha rinunciato a quello che crede, lo ha scritto e ha vinto. Ha vinto a Sanremo, ha vinto nel mondo, ha venduto milioni di dischi. Questa sera ci racconta una storia d'amore, perché l'amore è la vera motrice del mondo. Nella notte di Taormina, Marco Masini. Grazie di cuore. Il tuo profumo non svanisse mai, e perdere me stesso fra i colori tuoi, posare le mie ali senza alcun pericolo, perché la mia regina se ne andò così, ma il vento della vita mi ha portato qui, da un polline lontano fino al tuo miracolo. Ti darò questo piccolo raggio di sole per portare il tuo cuore lassù. Solo io, solo tu, voleremo liberi. Solo io, solo tu, oltre i fiumi e gli alberi. Poi ancora più su, dove finisce l'infinito. L'anima. Lasciare l'alveare e non tornare mai, per ritrovare un senso a questi giorni miei, succhiare un altro petalo sarà dolcissimo. Coprirò tuo splendido corpo di miele, respirandoti sempre di più. Solo io, solo tu, voleremo liberi. Solo io, solo tu, oltre il Dio degli uomini, per non scendere più e amarsi per amarsi come noi. Si fa mai, e poi, e poi, e poi, non vergognarsi a chiedere di più, di più, di più. Solo io, solo tu, solo io, solo tu, oltre i nostri limiti. Riposarsi dalla vita. Vorrei che questa estate non finisse mai, per tutte le api e i fiori persi come noi, rimasti in un giardino a regalarsi l'anima. Grazie, grazie di cuore. Io ti devo dire grazie davvero di cuore, perché sei in tournée. Sì. Il Giardino delle Api, la tua ultima creazione. Sì.
un altro grande successo. Io ti voglio chiedere una cosa, tu sei un uomo coraggioso, un artista anche scomodo, l'ho detto prima, che dice quello che ha vissuto, quello che ha raccontato, il mondo vero, perché tutti non sanno com'è il vero mondo il dietro le quinte. E fa più paura ricominciare o fermarsi? Ma credo un po' tutte e due le cose, però non devono far paura, non devono far paura, perché è bello ricominciare, è bello fermarsi quando è il momento di fermarsi, ed è anche bello riconoscere i propri errori e cercare di rientrare con grande umiltà a far parte di se stessi. Marco Masini, in questa Grazie. Grande notte magica che stiamo vivendo qui in Sicilia, a Taormina, dall'antico teatro greco che state vedendo in queste immagini di Rai 1. E continuiamo questa notte con un altro grandissimo personaggio, è un campione, ha fatto le Olimpiadi, plurimedagliato, uomo mondiale. Guardatelo, perché le magie sul ghiaccio sono firmate Axel Meredith. Fantastico, grandissimo personaggio, uno dei grandi numero uno di questo sport, uomo da Olimpiadi. Ma adesso continuiamo in questa notte magica con un'altra grande artista, un artista a livello internazionale, una carriera straordinaria, e ci fa piacere sapere che questa donna internazionale, che ha venduto anche lei milioni di dischi in tutto il mondo, è italianissima. Nella notte magica di Taormina, Ivana Spagna. Di dire no, 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 no.
sempre che è già finita. Ivana Spagna, Ivana Spagna, a chi dice no, alle sue spalle avete visto un grandissimo pattinatore danese, Michael Tyson. A chi dici di no? Hai mai detto di no a qualcuno nella vita? È molto difficile dir di no, ed è proprio dedicata alle persone che dicono no all'ipocrisia, a tutte le cose strane che stanno succedendo, alle persone semplici che vanno avanti secondo tanti valori che ci sono per fortuna ancora. Ai veri eroi che sono tra di noi è dedicata questa canzone. Ivana Spagna, grazie. Buonasera. Grazie di cuore di essere stata qui con noi. Vedete, serate come questa servono anche per far vedere luoghi magari poco conosciuti della Sicilia. Beh, Taormina senz'altro è la perla del Mediterraneo, tutto il mondo viene qui, i grandi del passato hanno scritto di Taormina e Guy de Maupassant è uno di questi, ha lasciato un pensiero molto carino su Taormina che vorrei che tu raccontassi. Sì, lui aveva detto che se qualcuno gli chiedesse un solo posto dove passare anche un solo giorno in Sicilia, lui senza alcuna esitazione avrebbe risposto Taormina. Taormina, un gioiello incastonato tra l'azzurro del mare. Ecco, state vedendo proprio le immagini di questa cittadina straordinaria, il Teatro Greco, l'Isola Bella. E questa è solo una delle perle della Sicilia. Qui vicino c'è una valle, forse non tutti conosciuta, la Val d'Agro. È un luogo antico dove il verde delle montagne si fonde con il blu del Mar Ionio, crea una cornice straordinaria che avvolge 8 piccoli grandi comuni. E il viaggiatore trova forse proprio in quei posti i veri valori di prima di cui parlava Ivana Spagna, perché qui ci sono valori veri. E non lontano da Catania, proprio alle pendici dell'Etna, c'è una piccola cittadina che è Mister Bianco, dove se non sbaglio è nata tua madre. Hai proprio indovinato. Eccola qua, la radice siciliana. Sai tutto di me, Massimo. Quindi hai qualcosa di Mister Bianco, luogo fantastico dove c'è un carnevale incredibile. I costumi più belli, mi dicono, del carnevale siciliani si vivono nel mese di febbraio a Mister Bianco, dove... Portami una volta a Mister Bianco, certo, scusa. Certo, poi febbraio è il mio compleanno, quindi. Allora, quest'anno fai una promessa al sindaco di Mister Bianco, veniamo tutti e due per festeggiare il carnevale. Io e Massimo, eh. Ma continuiamo in questa notte qui a Taormina, adesso ci sono due grandissimi pattinatori, forse sono in assoluto tra i primi 10 del mondo. Vengono da lontano, ci fanno vivere le emozioni dell'acrobazia sul ghiaccio. Nella notte magica di Taormina, Fiona e Dimitri. Thank you.
Fiona e Dimitri. Wait, stay here, please, wait. Questi sono russi, è chiaro che l'americano non lo capiscono. Da Svidanie. Io avevo fatto il mio rischio di pattinatore solitario, se ne sono andati. Oppure lui un po' siciliano, Dimitri, non voleva che io mi avvicinasse alla bionda. Non lo so, lo scopriamo dopo, se vanno via così non ce la faccio. Tra l'altro voglio sottolineare, siccome lo sentite, forse arriva anche a casa, c'è un vento piacevole, ma sono davvero bravi perché rischiano molto con questi sbalzi, con queste folate di vento. Quindi un applauso glielo facciamo davvero di cuore a questi numeri uno del pattinaggio acrobatico. E adesso un altro grande artista. Vedete, uno è grande quando si percepisce, si sente il suono di una nota e si capisce chi è l'artista che sta per arrivare. Io credo che lui, più che musica, abbia composto delle vere arie che ci riconducono alle melodie dell'Ottocento. Qui, a Taormina, dall'antico teatro greco, uno dei grandi della canzone italiana, Amedeo Minghi. So l'amore che cos'è, che se brucia il mondo e se vanno a fuoco le navi, il primo pensiero è che tu ti salvi e salvi me. So l'amore che cos'è, lo portiamo scritto sui nostri visi, fatali, letali per chi non è te per me o me per te. Io so l'amore che cos'è e il mondo non lo sa, e se lo chiedo a te l'amore che cos'è, è chiaro amore che lo sai, ma il mondo non lo sa, il mondo non sa niente. Allora noi sappiamo che il mondo non lo sa che cos'è l'amore, non lo sa. Tu sai che io lo so che tu lo sai, e il mondo non sa niente. So l'amore che cos'è, so che il più bel posto per stare insieme è il deserto, la vista egoista che cade solo su di te. So l'amore che cos'è, lo portiamo impresso su queste facce da schiaffi se il mondo sapesse, ma questo mondo non lo sa. Io so l'amore che cos'è e il mondo non lo sa, e se lo chiedo a te l'amore che cos'è, è chiaro amore che lo sai, ma il mondo non lo sa, il mondo non sa niente. Allora noi sappiamo che il mondo non lo sa che cos'è l'amore, non lo sa. Tu sai che io lo so che tu lo sai, e il mondo non sa niente. Quando, dove, come, cosa, sopra, sotto, detto, fatto. So l'amore, l'amore con chi. So l'amore che cos'è, so che perdo il mondo e nel mondo spesso mi perdo, però se mi rubi tu io mi trovo accanto a te. Io so l'amore che cos'è e il mondo non lo sa, e se lo chiedo a te l'amore che cos'è, è chiaro amore che lo sai, ma il mondo non lo sa, il mondo non sa niente. Allora noi sappiamo che il mondo non lo sa che cos'è l'amore, non lo sa. Tu sai che io lo so che tu lo sai, e il mondo non sa niente. Quando,
dove, come, cosa, sopra, sotto, detto, fatto, so l'amore che cos'è, se non lo sapessi non canterei le canzoni d'amore per dire che io so qualche cosa su di me. So l'amore che cos'è, so che cosa è farlo e disfarlo e so cos'è l'illusione, cos'è l'addio, lo so su di me. So l'amore, l'amore con chi? Amedeo Minghi, Florentin, reste là, s'il vous plaît, reste là. Vieni ici, s'il vous plaît. Amedeo Minghi, un grandissimo anche lui. Ecco, raccontarsi in musica al grande pubblico, quanto è difficile? Molto, molto. direi tanto, tanto difficile come quando si cerca di essere sinceri con se stessi, il che è molto complesso. E riuscire a farlo anche da vicino è sufficiente perché dopo tanti anni ancora loro mi accettino. Ecco, vedere una platea così grande, tu sei abituato alle emozioni, però guardate che essere qui in questo teatro che siamo nella culla della civiltà mediterranea, qui sono passati tutti i più grandi, fa vibrare il cuore anche uno come